Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. L'urgenza non è la correzione morale dell'altro, piuttosto è primaria la propria conversione a Dio. Nel momento in cui si punta il dito contro l'altro, infatti, si dice che altri quattro puntino indietro verso noi. C'è anche un'altra considerazione da fare. Perché si accetti una correzione fraterna, è necessario potersi rispecchiare in qualcun altro. Se colui che ammonisce è un testimone fedele e vive la verità che vede mancare nell'altro, e questo viene fatto nella carità, quindi non puntando il dito, ma tendendo la mano aperta, cioè a farsi carico di quella debolezza altrui, allora l'altro è messo nelle condizioni giuste per poter superare i suoi limiti. Non c'è verità senza carità. Se anche si ha ragione, infatti, e non si viene incontro all'altro con dolcezza e con tutti i mezzi a nostra disposizione per portarlo a Dio, si rischia di mettersi sul piedistallo e giudicarlo dall'alto in basso. E vale anche l'opposto: non c'è carità senza verità. E dunque, se facessimo finta di nulla, che tutto va bene, e magari ci sembrasse di essere nella carità chiudendo un occhio sull'errore dell'altro, senza farcene carico, non saremmo nella verità. Chiediamo dunque a Dio, lo Spirito Santo, per illuminarci sui modi in cui compiere la carità e la verità, essendo Suoi testimoni fedeli.